abbiamo quest'anno cercato di creare una specie di guida all'interno dei nostri spazi, abbiamo molte collezioni presentate, quindi più che ragionare sui singoli superfici abbiamo pensato a chi vive veramente gli spazi all'interno dei quali noi posizioniamo i nostri materiali. Quindi nello stand si trovano tante situazioni multimediali, dei video che presentano le persone che vivono o gli spazi residenziali o che frequentano gli spazi commerciali che abbiamo ambientato all'interno dello stand. Quattro le nuove collezioni: Row, Blaze, Ike's e Dolmen Pro. I prodotti sono sempre più caratterizzati anche da un aspetto di memoria di ciò che c'è all'interno della superficie. Abbiamo delle superfici a effetto cemento come la collezione Raw, dove abbiamo un effetto proprio tridimensionale, quasi di intonaco scrostato, che crea proprio questo effetto di superficie, grafica, materia e tocco del materiale. Un altro progetto, il progetto Blaze, è un effetto metallo, le classiche colorazioni, quindi un metallo a lastra nera, il corten, l'alluminio e poi un tocco di materia a colore, il verde rame, il verdi gris come l'abbiamo chiamato noi come colore, che prende una delle ossidazioni tipiche del materiale, quella che vira verso il blu verde, per poi passare a materiali più naturali, pietre, ma anche qui uno studio che c'è dietro di storia del materiale. Il progetto X, una pietra, come si chiama oggi, una pietra reclaim, quindi una pietra che viene riutilizzata, asportata da quelle che sono situazioni tipo masseria pugliese o château francese, riassemblata, ristudiata in tutta una serie di formati che sono quelli invece oggi più esportabili, più efficaci nel mondo della ceramica, e in più un tocco di piccoli formati, perché ormai grandissimo e piccolissimo si sincronizzano sempre più gli uni agli altri. Abbiamo grandi formati ma andiamo anche verso il piccolo, in questo caso per prodotti da esterno, nuovi formati 22,5, 22,5, 22,5, 45. Dolmen Pro è un progetto che è ispirato al mondo del porfido, quindi una pietra tipicamente italiana. Dolmen Pro perché? Perché noi avevamo una collezione storica che è stata una pietra miliare della Strasse Concorde, che nasceva nel 96, e abbiamo voluto un attimo rieditarla cercando di ripercorrere i fasti. Chiaramente cosa succede? Oggi formati più grandi, possibilità molto più ampie, la superficie che sia per outdoor che per indoor, e un progetto di pietra contemporanea che comunque mantiene una sua storicità proprio nel riferimento a una pietra tipica italiana del mondo per esterni. Per i 50 anni a Strasse Concorde si regala la collaborazione con Lissoni. All'interno del nostro stand abbiamo una specie di teca, un progetto che si sgancia un po' dalle collezioni tradizionali che abbiamo sempre studiato, è una serie di superfici che abbiamo studiato con Piero Lissoni, architetto e interior designer assolutamente di primissimo livello in Italia e nel mondo, e con il quale iniziamo un percorso nuovo, una storia nuova per la Strasse Concorde.